Blitz dei carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello. I militari, coordinati dal comandante Carmine Perillo, alle ore 6:30 di questa mattina sono entrati in azione presso le case popolari in via Taverne. Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli, guidati dal comandante Sergio Maurizio Cauceglia. 5 auto sequestrate, scoperte di assicurazione, diverse perquisizioni presso le abitazioni di alcune famiglie. Questo è il bilancio dell'attività realizzata questa mattina. Nella città di Agropoli e nell'intero comprensorio importanti sono queste operazioni da parte delle forze dell'ordine per frenare comportamenti violenti. Di fatto le operazioni di controllo e vigilanza dei carabinieri andranno avanti anche nei prossimi giorni, soprattutto per assicurare e garantire la sicurezza in città.